ragazzi, siamo alla resa dei conti ormai, alla fine della settimana è venerdì, il weekend si avvicina ed oggi vedremo come impostare una scheda di allenamento per i deltoidi. Quindi step by step, passo dopo passo, andiamo a vedere il primo. Ma prima di iniziare, io vi invito a seguirci sulle nostre pagine, quindi iscrivetevi alla pagina Facebook, al canale YouTube e al gruppo Facebook per partecipare ai nostri sondaggi, a seguirci sulle stories di Instagram per prendere un po' di spunto, farvi i cavoli nostri sostanzialmente. E detto questo, passiamo al primo step per impostare una scheda di allenamento per i deltoidi. Ora, per quanto riguarda i deltoidi, generalmente il concetto alla base di impostare un qualsiasi allenamento è quello di creare tanto pump, tanto stress metabolico. Io personalmente amo iniziare con un esercizio metabolico per il capo mediale. Abbiamo già detto che il capo anteriore e posteriore sono tendenzialmente molto coinvolti rispettivamente nell'allenamento del petto e del dorso. Ora, quando inizio una sessione spalle, la prima cosa che mi chiedo è: il primo esercizio, l'esercizio in cui ho più energia, sono più carico, a cosa lo voglio dedicare? Quindi le massime energie che posso avere, la massima freschezza che posso avere, in cosa le vado a direzionare? E la risposta che mi viene logica è sul capo mediale. In questo caso scelgo un esercizio metabolico, scelgo di lavorare ad un'alta densità, un'alta intensità percepita, e normalmente vado ad utilizzare una dance machine che mi permette di avere un ROM completo, quindi un esercizio veramente bellissimo, veramente completo per il capo mediale, oppure delle alzate laterali ai cavi. Esercizio metabolico nel quale lavoro con carichi tendenzialmente bassi e utilizzo tante tecniche di intensità, cluster, stripping, isold, qualsiasi cosa. Cerco di lavorare con una tensione continua e cerco di tenere tempi di recupero comunque compatti, circa 60 secondi in questo caso. Qua lo scopo è quello di creare tanto pump sul capo mediale. Normalmente si parla di 2-3 serie allenanti, quindi proprio uno starter per cercare di affaticare già pesantemente, dare una bella botta al capo mediale, che è la mia priorità anche per una questione prettamente estetica, perché su una vista frontale il capo mediale dà quella rotondità alla spalla che è un quid pluris. Detto questo, passiamo al secondo esercizio. Normalmente il secondo esercizio, mi sono già scaldato, ho creato tanto pump sul capo mediale, ora in questo caso vado a inserire un esercizio un po' più meccanico, che è l'unico esercizio meccanico che vado a inserire sulla scheda. Non è un esercizio madre, non è un esercizio di forza, sto sempre in un rep range circa delle 8-12 ripetizioni, però in questo caso voglio dare uno stimolo comunque diverso, ossia voglio sfruttare questo momento in cui comunque sono caldo, sono bello attivo, sono entrato nel vivo dell'allenamento, per cercare di dare uno stimolo comunque diverso al resto della seduta. E proprio qua me lo posso permettere perché sono ancora abbastanza fresco per sopportare un carico meccanico, tenere una forma buona e ottimale. Ecco, in questo caso l'esercizio meccanico vado a farlo, a direzionarlo o sul deltoide anteriore, quindi faccio un lento avanti, una shoulder press alla Smith, un overhead press, oppure sul deltoide mediale, e vado a fare delle alzate laterali, delle tirate al petto se mi sento, se me la sento, ma vado a utilizzarle comunque poco, però comunque cerco uno stimolo piuttosto meccanico, esplosivo, delle esecuzioni comunque esplosive su questi due capi. Normalmente si parla di 3, massimo 5 serie allenanti. Tendenzialmente sto sul cedimento tecnico, rep range, come ho detto, tra le 8 e le 12 ripetizioni, e questo è per il secondo esercizio. Da qua il resto è bello. Da qua inizio a lavorare con esercizi di pump, ossia vado a inserire tutti i superset tra deltoide anteriore e deltoide mediale in cui ricerco un massimo pompaggio. Possono essere dei superset o dei compound set, quindi nello stessa super serie posso fare deltoide anteriore e mediale, per esempio lento avanti o alzate frontali in super serie con delle alzate laterali o delle tirate al petto con doppia maniglia, oppure posso utilizzare un compound set, quindi nella stessa super serie alleno il singolo distretto muscolare. Per esempio delle alzate laterali al cavo in super serie con delle alzate unilaterali con manubrio, oppure delle alzate frontali al cavo basso in super serie con delle alzate frontali con disco o con bilanciere. Quindi tutte queste alternative, in questo caso cerco di esaurire il più possibile il volume sul capo anteriore e il capo mediale. Quindi il numero di serie allenanti in realtà è contestualizzato in base al volume che voglio tenere su questi due capi. Possono essere 2, 3, 4 esercizi, 4 super serie, e ricerco proprio questo pump, questo
congestionamento con un rep range quanto più alto possibile, quindi arrivo fino alle 30 ripetizioni, quindi un 30 RM e tempi di recupero veramente irrisori. Normalmente lavoro in superset e tengo un minuto, non di più, in superserie tra tutti questi esercizi. A questo punto il capo anteriore e mediale sono totalmente esauriti, totalmente giocati, e vado a concentrare il resto degli sforzi, il resto delle energie sul capo posteriore. Ora, per quanto riguarda il capo posteriore, il discorso è questo: a me non piace tanto allenarlo insieme agli altri due capi, nel senso che per me la seduta deltoide è la seduta deltoidi anteromediali, mentre il capo posteriore mi piace allenarlo in due diversi contesti. Il primo contesto è subito dopo l'allenamento di dorso, per allenare la schiena tutta quanta insieme, quindi tutti i muscoli posteriori della schiena, mentre altra alternativa è allenarla subito prima di un allenamento di petto. Questo perché un lavoro sui deltoidi posteriori mi permette di avere una forte propriocezione a livello di setting scapolare e mi permette di avere una forma, un setting migliore quando vado a fare, a performare successivamente gli esercizi sul petto. Quindi queste due alternative normalmente, quindi quando inserisco deltoidi posteriori con le spalle, con gli altri deltoidi, vado a inserirli alla fine, perché conto sempre su un giorno di richiamo in queste due possibili soluzioni. In questo caso vado a inserire uno o due esercizi per i deltoidi posteriori, ricerco una tensione continua, quindi normalmente è una real delt machine, quindi il macchinario per i deltoidi posteriori, oppure un crossover inverso, e sto su un rep range tendenzialmente alto, quindi dalle 12 sino alle 20-30 ripetizioni. Vado ad utilizzare tecniche di intensità, faccio degli all out molto molto denso come lavoro, quindi in questo caso raggiungo più o meno i 30-45 secondi di recupero, perché cerco di rendere tutto molto compatto, di dare proprio una botta finale ai deltoidi posteriori con le ultime energie che mi restano. E qua finisce la sessione di allenamento per le spalle. Io, come detto, vi invito a cliccare nel link qua sotto per andare a leggervi tutto l'articolo, ma soprattutto per leggere l'allenamento vero e proprio e scaricarvelo, commentare qua sotto come vi siete trovati. Vi invito a condividere questo video se vi è piaciuto, e detto questo non posso che augurarvi un buon weekend e rimandarvi alla prossima settimana, in cui non so che gruppo muscolare alleneremo, quindi scrivete qua sotto quale distretto muscolare vorreste, perché così io in questo weekend registro tutto quanto.